Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nostro evento conclusivo di due progetti in realtà, Neo Travel e Chill Out. Abbiamo scelto una giornata particolare per farlo, il 26 di giugno, che è una ricorrenza nota e anche in questi ultimi anni è abbastanza transitata dalla riduzione del danno. Ricordiamo Support Don't Punish, che in qualche modo supportiamo. Chill Out è un progetto che è nato come attività che doveva in qualche modo affiancare il servizio di Neo Travel. Siamo orgogliosi di entrambi, siamo orgogliosi dei nostri risultati e vogliamo provare a condividerli con voi e con gli amici che hanno accettato di partecipare a questa giornata, che sarà molto lunga e speriamo di avervi con noi il più possibile. Sappiate che nelle altre sessioni sarà possibile interagire e quindi porre domande e avere anche delle risposte dai nostri ospiti. È molto presto, non so quanti di voi saranno presenti a tutta la giornata, ovviamente, però tutta la giornata sarà poi disponibile sul nostro canale YouTube, per cui avrete modo di guardarla, di approfondire, di vedere le cose magari che non siete riusciti a seguire abbastanza bene. Inizio questa giornata portando i saluti comunque di Gaetano Manna, che è il responsabile dell'ufficio dipendenze della regione Piemonte, che non è riuscito ad essere con noi per dei motivi tecnici, ma ci teneva a far sentire il suo supporto sia all'equipe che alle persone che ci stanno seguendo. Abbiamo tre temi da sviluppare durante la giornata. Probabilmente non tutti sarete interessati a tutti e tre i temi, ma vi chiedo di dare un'occhiata e magari, se avete un minimo di organizzazione della giornata, di scegliere già adesso e così magari ritornare con noi nel momento in cui l'argomento è quello più di vostra diciamo attenzione. Allora, cominciamo la giornata con un contributo video. Il contributo video è della dottoressa Angela De Bernardi. La dottoressa Angela De Bernardi è la direttrice del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche dell'ASDO 4. Il nostro progetto Neo Travel e anche il progetto Chill Out vedono e hanno sempre visto una forte alleanza, una forte sinergia fra il pubblico e il privato, noi e il CERT in particolare. Noi crediamo molto nel valore di questa cosa, perché immaginiamo che si riescano a mettere insieme, ma lo sentirete da Angela anche, il meglio del pubblico e il meglio del privato in quanto flessibilità, capacità di organizzazione, ma anche presenza e, questa è una ragione che noi pensiamo molto politica, la possibilità di essere percepiti come portatori di diritti in ambienti che magari invece non verrebbero transitati, non verrebbero raggiunti dal servizio pubblico e dalla salute pubblica. Allora, chiedo di dare il via al video di Angela e poi passeremo agli ospiti successivi. Conclude con questa giornata di lavori, si conclude il progetto Chill Out. Il progetto Chill Out è un progetto molto interessante, con una vita un po' travagliata, ma che è arrivato comunque fino a qui, accompagnando Neo Travel per un certo tragitto, per un certo pezzo di strada. Voi sapete che Neo Travel è un progetto che ormai, come ASDO 4, Dipartimento delle Dipendenze, portiamo avanti da 14 anni, dal 2006, in partnership con Cooperativa Lice. E Cooperativa Lice è una cooperativa non qualunque, è una cooperativa del privato sociale accreditato, con la quale in tutti questi anni abbiamo condiviso pensiero, modalità di lavoro, modalità di intervento e un alto livello di collaborazione in tutte le fasi del lavoro. Chill Out ha avuto una storia un po' travagliata per motivi diversi. Innanzitutto ci sono stati dei ritardi nell'emanazione dell'avviso, poi degli altri ritardi nell'assegnazione dei fondi, ma cose che possono succedere. Dopodiché siamo incappati nella fase Covid, quindi dopo un breve pezzo di strada siamo incappati in fase Covid. E qui devo dire che c'è stata una grandissima capacità di inventiva e di risposta a quella che era una situazione in cui ci sentivamo tutti in stallo,
E le menti più giovani e più a loro agio con le tecnologie del gruppo di lavoro sono riuscite a preparare, a predisporre delle attività online nelle quali ricondurre sia Chill Out che No Travel su diverse piattaforme. Una per tutte sono le famose merende di No Travel, alle quali abbiamo avuto un'alta partecipazione di persone, fino a oltre 200 persone collegate contemporaneamente. Quindi ci è sembrato veramente di riuscire a tenere il filo del nostro lavoro e di questi discorsi, anche nonostante la condizione particolare che abbiamo attraversato in questo periodo. Chill Out, No Travel e Prima Ba Homes hanno avuto un'importanza per l'impatto che hanno avuto sui luoghi del consumo, sui luoghi dei grandi eventi, un impatto notevole in relazione soprattutto io credo al drug checking. Allora, drug checking, credo che tutti noi che oggi siamo qui sappiamo di cosa stiamo parlando. Il drug checking si fa con attrezzature specifiche che devono avere certe caratteristiche ed è un pezzo del lavoro dei nostri progetti che noi facciamo in collaborazione con il centro antidoping, laboratorio di tossicologia forense, Bertinaria. Altrettanto importante è la nostra collaborazione con il 118 e con tutte quelle che sono le reti regionali di istituzioni, agenzie e gruppi spontanei che lavorano nel settore della riduzione del danno e della limitazione dei rischi. Tutto questo finalmente dall'aprile del 2019, quindi poco più di un anno fa, con una cornice istituzionale importante che è stata la DGR, che ha inserito fra i LEA, quindi fra i livelli essenziali di assistenza, le attività di drug checking, oltre a tutte le attività di riduzione del danno, quelle e di limitazione dei rischi, quelle che siamo più abituati a sentire dalla somministrazione delle terapie sostitutive facilmente raggiungibile, facilmente esigibile, alla fornitura di strumenti per il consumo monouso, sterili, l'insegnamento all'utilizzo degli strumenti del consumo, l'insegnamento all'utilizzo del Narcan, ad avere il Narcan sempre con sé, come pure gli screening per l'epatite C, per l'HIV, una serie infinita di attività di azioni che stanno in una cornice che non è solo più quella della prestazione, ma anche quella del diritto esigibile nel campo della riduzione del danno e della limitazione dei rischi. Il drug checking ci ha permesso intanto di entrare in quello che è il sistema di allerta nazionale, che significa un collegamento diretto con l'Istituto Superiore di Sanità, il Dipartimento Nazionale Antidroga, per quello che è il sistema di allerta nazionale sulle sostanze, il poter mettere immediatamente a disposizione la conoscenza di una nuova molecola, che quindi verrà tabellata, e il diffondersi quindi di consapevolezza e informazioni corrette sulle sostanze che ci sono sul mercato e sulle sostanze che il consumatore acquista. La cosa più interessante è stata la risposta dei consumatori al risultato del drug checking. Quando la molecola non corrisponde a quello che il consumatore desiderava consumare, più della metà dei consumatori non la assumono più. Ci è sembrata una risposta estremamente lineare a un approccio razionale alla questione delle sostanze, privo di giudizi, privo di stigma, privo di atteggiamenti proibizionisti o moralisti, e ha una risposta ottima, perché noi riteniamo che questo dato sia una risposta assolutamente importante e significativa. Altri aspetti importanti, e sto raccontando le cose in maniera così molto, molto colloquiale, perché tanto mi immagino che oggi qui sarete tutti operatori o comunque persone che già hanno una certa conoscenza di queste attività e il livello di collaborazione europee, rispetto alle quali, grazie al fatto di essere sia un'istituzione pubblica che una cooperativa del privato accreditato, siamo riusciti a costruire, a collegare e
E per esempio TEDi, NewNet, Yoda, EuroHR, ma anche MCDA, importantissimo, come pure le reti nazionali che ho già citato con DPA, IS, con il CNCA, che è di fatto l'unica organizzazione che gestisce interventi di riduzione del danno sul territorio nazionale, anche in autonomia rispetto ai servizi pubblici, avendo finanziamenti direttamente dalle regioni o dalle fondazioni. Come pure le reti formali e informali dei gestori dei locali, degli organizzatori di grandi eventi, degli organizzatori di rave. Questo ci sembra un punto di forza assolutamente importante, come pure il lavoro di NetEdge sul web e sui social network. Credo a questo punto che ci sia la necessità intanto di riconoscere l'importanza del coinvolgimento dell'istituzione pubblica in queste azioni, che sono strettamente collegate al lavoro dei servizi. Non necessariamente il collegamento è rappresentato dalla persona che passa dal contesto del divertimento al contesto della cura. Potrebbe anche risultare non necessario, perché nei luoghi del consumo la modalità del consumo e la tipologia del consumatore non è necessariamente quella della persona con problematiche di dipendenza, ma ha bisogno di avere qualche dritta, qualche indicazione, specie per le persone più giovani, rispetto al consumo sicuro, di sapere esattamente cosa, che cosa aspettarsi e che tipo di setting cercare. In questo modo noi crediamo di riuscire a fare un lavoro importante anche rispetto alla razionalizzazione, all'approccio alle sostanze e alla compulsività, che è il problema maggiore, quello che ci mette nelle condizioni di avere di fronte delle situazioni di poliabuso, di policonsumo, che sono poi quelle più gravi per tutte le conseguenze che possono avere. Quindi è importante che l'istituzione pubblica, e voglio dire l'istituzione pubblica, voglio dire non le ASL soltanto, ma le ASL, la Regione, il Ministero abbiano chiaro in mente che queste azioni sono parte fondamentale di tutto quello che si deve mettere in campo per gestire le problematiche legate al consumo delle sostanze illegali. Ma poi diciamolo anche legali, perché sappiamo benissimo che anche l'alcol è centrale, e infatti con Chill Out molto lavoro abbiamo fatto su alcol e guida, sostanza e guida, in collaborazione con tutta una serie di agenzie e istituzioni. Noi riteniamo che occorra una cornice istituzionale per rendere più efficace il lavoro di tutti quelli che si impegnano nel campo della riduzione del danno e della limitazione dei rischi. E questa sarà la strada da portare avanti e da seguire nei prossimi anni. Grazie e buon lavoro. Molto bene, e questa, diciamo, suggestione, questo suggerimento che Angela ci dà rispetto al coinvolgimento del pubblico, che per noi, come avevamo detto anche prima, è molto importante, e insieme al suo riferimento al drug checking, ci permette di passare la palla al prossimo ospite, che ringraziamo per aver deciso di partecipare con noi, che è Roberta Pacifici, che è la referente del sistema di allerta rapido nazionale, un sistema molto importante a tanti livelli, sia per i professionisti, sia per i consumatori, sia per la società in generale. E quindi ringraziandola della sua disponibilità e della sua disponibilità a partecipare, cedo volentieri la parola a lei che ci racconterà qualcosa rispetto al sistema d'allerta rapido. E quanto questo con i progetti del nostro tipo possa in realtà collaborare o possa desiderare di collaborare. Grazie a te la parola, Roberta. Roberta, scusami, non ti sentiamo, probabilmente non hai attivato il microfono, possibile? Puoi provare dal computer senza cuffie, se c'è magari interferenza?
Dovresti proprio disconnettere la cuffia dal computer così riattivi l'audio normale, se c'è. Ok. Così? Così ti sentiamo benissimo. Ah, perfetto, ok. Allora dicevo, grazie di questo invito, grazie tantissimo. Sono veramente contenta di partecipare a questa giornata, anche in occasione, diciamo, di questa ricorrenza così importante, in cui veramente dobbiamo mettere in campo tutte le risorse che sono a disposizione, senza pregiudizi e senza aiutare a fare veramente una lotta alle droghe, diciamo, efficace. Allora, il mio contributo vuole essere semplicemente una condivisione di alcune riflessioni relativamente al sistema, di allerta. Cosa possiamo dire? Beh, certamente che il fenomeno delle nuove sostanze psicoattive è emerso all'inizio degli anni 2000, ma ormai vede coinvolte oltre 110 nazioni nel mondo e diciamo soltanto in Europa abbiamo messo sotto sorveglianza oltre 730 nuove sostanze psicoattive. Dal 2016, quando il sistema di allerta è stato preso in carico dall'istituto, ad oggi abbiamo intercettato sul territorio italiano, grazie al sistema, al contributo di tutti, oltre 300 nuove sostanze psicoattive, ma 33 sono state intercettate per la prima volta proprio sul territorio italiano, e alcune di queste grazie al lavoro del laboratorio Bertinara, che ci ha fatto la segnalazione. Quindi estremamente importante queste collaborazioni. Poi l'altra riflessione che voglio fare è su chi sono i consumatori di queste sostanze. Allora, questo ci aiuta a comprendere. La realtà è che oggi noi possiamo dire che le nuove sostanze psicoattive hanno anche un po' ridefinito il profilo del consumatore. Abbiamo certamente i neofiti, cioè le persone che comunque sono dei consumatori occasionali, alcuni diventeranno abituali, ma alcuni sporadicamente usano questa sostanza e poi scompaiono dal mondo delle dipendenze e dell'uso delle sostanze. Ci sono però anche invece consumatori abituali di sostanze classiche come l'eroina, la cocaina o la cannabis, che utilizzano le nuove sostanze psicoattive a volte. Diciamo proprio come per tamponare le crisi astinenziali. Ne abbiamo testimonianza di quello che è successo durante il lockdown, dove la carenza a disposizione, per esempio, di eroina ha rimesso in circolo via di acquisizione web, che sappiamo è stata, diciamo, ed è per le NPS la via di acquisizione principale, ma che durante il lockdown è diventata anche per tutto, sono state utilizzate per tamponare proprio le crisi astinenziali. E in ultimo, diciamo, abbiamo anche la presenza delle NPS nelle sostanze classiche, come eroina o cocaina, come da taglio. E questo aumenta fortissimamente i rischi del consumatore, perché non sappiamo come interferiscono, non sappiamo quanto potenzino la loro azione, quanto aumentino la tossicità del prodotto. E quindi diciamo rendono l'utilizzo dei prodotti ancora più rischiosi per il consumatore. Oh, l'altra diciamo questione che voglio dire è che sostanzialmente noi stiamo parlando di molecole sintetiche, quindi cannabinoidi sintetici, catenoni sintetici, oppioidi sintetici. Attenzione, perché negli ultimi anni voglio ricordare la questione degli oppioidi sintetici è stata particolarmente da noi stressata e messa all'attenzione di tutti, perché sono sostanze, come sapete, principalmente fentanili, dalle centinaia alle migliaia di volte più potenti della morfina, e chiaramente anche quindi della loro tossicità. Overdosi da fentanili sono difficilmente recuperabili e gestibili.
sono stati la causa di molte morti, centinaia di morti negli Stati Uniti, anche tantissimi casi in Europa. In Italia ne abbiamo avuto pochi casi accertati. E che cosa, è qui, diciamo, un punto critico del nostro sistema. Accertare la tossicità di questi prodotti o la causa diciamo, di intossicazione o di morte da NPS dipende tutto dalla capacità dei laboratori di analizzarle. E purtroppo, essendo queste sostanze che entrano sul mercato velocemente, magari anche altrettanto velocemente, si trovano sforniti. Allora, il sistema di allerta, fortunatamente, grazie a un ulteriore apporto finanziario del Dipartimento delle Politiche Antidroga, ha potuto realizzare un progetto proprio per la distribuzione di tutti gli standard, diciamo, delle ultime nuove sostanze psicoattive. Ne abbiamo distribuite oltre 40 a tutti i laboratori, diciamo, di farmacotossicologia e forensi italiani. Questo è proprio lo scopo, diciamo, per incrementare la capacità di questo sistema di intercettare. Ricordiamoci che molte delle morti droga correlate, cioè sconosciuta la sostanza che le ha provocate, potrebbero nascondere certamente il consumo di queste nuove sostanze. Molte delle intossicazioni che si risolvono anche in maniera positiva al pronto soccorso non arrivano a una diagnosi e quindi ci impediscono di tamponare questo sistema, di essere continuamente aggiornato. E questo quindi è ora un punto di debolezza che ora stiamo tentando diciamo, risolvere. L'altro punto di debolezza, è evidente che ci mancano in maniera sistematica le notizie da parte dei consumatori. È evidente che il progetto che voi avete portato avanti ha dato un input importante. Da progetto deve diventare sistema. E questo ovviamente compatibilmente con le leggi che regolamentano il movimento, l'uso e il passaggio di mano di sostanze stupefacenti. Dobbiamo essere ovviamente diciamo in regola, dobbiamo condividere una strategia, ma da eccellenza di diciamo, di un progetto in una regione deve diventare un sistema veramente di aiuto alla risoluzione di problematiche che riguardano la salute di tutti i cittadini. E ripeto ancora, diciamo, non stiamo parlando solo dei consumatori abituali, ma stiamo parlando anche di tanti giovani che si avvicinano a queste sostanze inconsapevolmente, incoscientemente, senza percepire minimamente il rischio che stanno correndo. Io vi ringrazio di questa opportunità di condividere con voi le mie riflessioni. Grazie. Grazie tantissimo anche a te e ai tuoi colleghi che abbiamo avuto modo di conoscere e speriamo veramente che il tuo auspicio, che è anche il nostro, insomma, si realizzi e si possa arrivare a un sistema nazionale, delle unità mobili che possano implementare il drug checking e, avere un rapporto con voi continuativo, costruttivo e capace di restituire non tanto una fotografia, ma proprio un film in tempo reale delle cose che stanno succedendo, innanzitutto per la tutela della salute dei consumatori, ma poi diciamo per i servizi e per la popolazione in generale. Quindi grazie tante. A voi, grazie. Buon proseguimento di giornata. Allora, ecco, questo intervento a sua volta mi dà l'opportunità di poter passare a quello successivo perché abbiamo sentito da Roberta Pacifici quanto sia necessario riuscire a capire quello che succede nel mercato e nei pattern di consumo in modo, diciamo, molto puntuale. E questa puntualità è anche condizionata da delle variabili schizofreniche esterne che cambiano il setting da un momento all'altro, una su tutte, per esempio la situazione del Covid, che evidentemente, come ha anche già accennato Roberta, ha avuto un impatto sui pattern di consumo, un impatto che nell'idea diciamo, degli operatori del settore poteva avere diverse, diciamo, proiezioni,
E in realtà questo ha spinto la maggior parte di noi a desiderare di mettere su degli studi per poter riuscire a capire cosa stava succedendo. Purtroppo la ricerca sociale ha dei tempi particolarmente lunghi e quindi non è adatta a situazioni di estrema variabilità temporale come questa. Però per poter affrontare queste situazioni sono state sviluppate nella ricerca sociale dei metodi rapidi, che si chiamano dei metodi di rapid assessment, uno in particolare, una metodologia in particolare, e una metodologia in particolare è stata sviluppata proprio dall'IMCDDA, dall'Osservatorio Epidemiologico di Lisbona, e si chiama Trend Spotter, ed è una metodologia che ha permesso all'osservatorio stesso di poter monitorare in un tempo abbastanza rapido l'impatto sui servizi e sui consumatori del lockdown e di quanto riguardava la variazione di setting relativa alla pandemia del Covid. E con noi abbiamo da questo punto di vista João Matia, che è un epidemiologo e rappresenta l'IMCDDA, e quindi per noi ha un valore notevole che lui sia qui con noi, intanto perché ci può portare questo contributo, ma il fatto stesso che lui sia qui con noi ci fa sentire vicino l'IMCDDA e quindi ci fa sentire anche apprezzato il nostro valore, il valore del nostro lavoro. Hola, João. Bom dia. Olá. Eu acho que entende mais ou menos italiano? Sim, mais ou menos. Bem-vindo. Bom dia. Anyway, I have only explained shortly your intervention. We are really glad to have you with us. And this make we feel ourselves really supported by also IMCDDA, and so I leave you the possibility to speak about the last research, and okay, you have the palavra. Obrigado, thank you very much, and good morning to everybody. First of all, your Portuguese is very good. I'm very happy that NoTravel gave us the opportunity to present the results of our recent study on the impact of COVID-19 on patterns of use. So thank you very much for the introduction, for the possibility for us to be here to present. And I would also like to greet all the other speakers that spoke before and that will speak afterwards. If you could share my slide. So as Lorenzo explained, we have recently developed a study using a methodology that we have developed in the past called Trendspotter study, and this allows us to check and to try to understand new trends in a fast way. And for that, we have tried to put together different bits of information, qualitative, quantitative, in order to try to understand what's happening. Next slide, please. So this methodology usually, for you just to see how we usually work, there are three stages that we have to follow, and usually this takes 6 months. But because of the nature of the work that has to be done of COVID, we need to adapt this methodology to 5-6 weeks. So it was really a rapid assessment of the situation. We had the first stage of planning and preparation of the study, a second stage where we had to try to gather all the information, all the data that was available, which, as you might imagine, as COVID-19, something very recent,
there's not a lot of information. So we had to start, for example, a web survey among people who use drugs. So we had around 11,000 respondents. We translated the questionnaire into 21 languages with the help of our focal points. And then we had several online expert meetings. So with different experts, we had meetings with more than 200 experts from all over Europe. Noi Travel, Elisa participated in one. And so for us to understand what was really happening in terms of drug use, markets, harms, but also in terms of drug services provision. And then last stage, very important, the dissemination of results. We have already published two briefings on this study. Last one just published last Tuesday. Next slide, please. So the two main objectives, very simple. We had to study the impact of COVID-19. And we thought that in the beginning, it was impossible to look at changes in patterns of drug use because it was very recent. So we decided first to do it in two waves. First wave, checking on drug service provision and help seeking. So if there were drug services available, if they had been interrupted because of the health pandemic, and if people were looking for help and they were not able to get it. Second wave, we decided to focus on patterns of drug use and harms. As I just mentioned, last Tuesday, we published the report that focused on this second wave, so on the impact of patterns of drug use and what has changed. You can see the report in our website that is here in the slides. Next slide, please. Very briefly, this was just the overall results of the first wave, so the impact on drug services. And as you can see from this slide here and from the graphs, there was a huge decrease in terms of the provision and the availability of treatment and harm reduction services all over Europe. So when I'm describing the results, I'm talking overall in Europe and not specifically in one country. And so most countries report big drops in the service provision because of the confinement and the lockdown measures. This had to be closed. Most of the European harm reduction services were heavily affected, and this included, for example, drug checking services like the one that Noi Travel provides. Most services had to stop their activity, their face-to-face activity, and they increased their profile and their presence online, giving harm reduction tips online. So all the services that were in place for, in some cases, for decades, had to adapt and go online. With a few exceptions, there were some drug checking services that were still running in Europe, one, two, but on a very individual case situation. So people would have to contact them and they would do the analysis of the substance submitted, but on a very occasional basis. Next slide, please. So in terms of the impact on drug using patterns, that it's what is our focus here. We have observed that there was a big decline in stimulant drug use. And here I'm referring to mostly cocaine and MDMA ecstasy use, but a mixed picture for cannabis. So we did not see the same decrease as we saw for stimulants. So for cannabis, what we saw was that occasional cannabis users that were not using very frequently before reduced their use, but those that used more frequently before COVID-19, a proportion reported that they started using more cannabis because of being locked down, alone at home, and also because of feelings of anxiety and boredom. At the same time that we saw this decrease we saw by people reporting to us in the web survey I referred before, but also we had data from wastewater analysis from some European cities that it was
a huge drop, that we really could see a huge drop of stimulants use in those cities that there were, there was data available during the confinement period. So researchers were able to get these samples from treatment plants. At the same time, we saw increased reports of alcohol and benzodiazepine use during lockdown, which for us it's quite concerning because it adds to other polydrug using patterns, but also with concerns at mid-term, long-term with the mental health status. A phenomenon that we only saw, at least that we only had reports of increases in amphetamine use in some Nordic cities, and this seems to be related to the being a drug of choice in that region of Europe and being still available even during the lockdown periods. We also had reports of experimentation of different substances that people were not used to do before the lockdown measures. So experimentation of psychedelics, LSD, magic mushrooms. So a lot of people took the time that they were alone at home as a period of experimentation, of self-reflection. And so they decided to take, this was a small proportion of people, but still we got reports from different countries that this was happening. So it was a period for self-exploration, for trying to understand the meaning of life. And so they were using psychedelics to increase that experience. One thing that we observed is that the availability of substances does not have seemed to have changed a lot all over Europe. And I'm referring to stimulants, but also to cannabis. There were some shortages of cannabis in some countries, like in Portugal, for example, but mostly countries did not report any changes in availability. So what we saw is that the decrease in stimulant use was more a reflection of less opportunities to use rather than drugs not being available. So, and this is linked to the closure of nighttime economy. So clubs, bars being closed, no fest music festivals running. So people were reporting moving to what we call streaming parties. So people going online, having online parties with friends, listening to online DJ sets and using drugs. Small proportion of people. There were also reports of illegal parties, raves during the confinement period, during lockdown, but also now after the measures have been a bit released. We are getting reports in different countries in Europe. And this will also lead us to reflect that possibly there are a lot of coming challenges in terms of provision of harm reduction strategies for this type of settings. So this just to explain that the drugs were there, dealers adapted their way of providing substances to the client. So that's what we say, there was an increased digitalization of the market. So the traditional street dealer, we have indications that they became more digital. So arranging appointments with their clients through mobile phones and encrypted apps fixed times. So people would meet on specific times with some measures to decrease the risk of COVID-19 infection, allowing a lot of bank transfers, not to exchange money, so not to have any interaction. So there was an adaptation. Then there were also indications of some dealers disguising as Uber drivers, as Uber Eats drivers. So, and instead of delivering food, they were delivering substances to their clients. So that was a shift. Drugs were there. Opportunities were more reduced to use. So this is what we have seen that has happened in terms of the impact of drug using patterns in terms of the availability of substances. Next slide, please. And this, as I said before, it's all very recent. These are preliminary results. This is data that we have just collected. A lot are just reflections from service providers, from researchers, from user representatives. So
as we say, there are a lot of unknowns still, a lot of known unknowns. So we know that we do not know a lot of things. And there are a lot of questions that we need to look in the future and in the near future. So will we see a change in the way people use drugs? We go back to this triology of drug set and setting. So will people change their patterns of drugs change, if they will change the setting where they usually use, if they will start using more alone and less with in group, with friends, sharing with friends. So we need to think about this and adapt the way we think, the way we work, and the way we monitor. We still don't know a lot if drug using behaviors might have an increased risk of SARS-CoV-2 infection. So, for example, if sharing joints, if sharing paraphernalia like syringes, needles, if sharing sniffing kits, if this has an increased risk for COVID, for SARS-CoV infection. So this we also have to bear in mind. After the lockdown, so how will and how quickly will the drug services reopen and adapt to a new situation? How will harm reduction interventions adapt? We saw a lot of services moving online, so trying to adapt their activities. And so we need to see how this will work with less festivals happening in Europe or almost no festivals, where a lot of harm reduction institutions were working, where a lot of drug checking services were happening. So we need to see how this will work in the near future. How will the European drug markets be affected after all this? We saw that a lot of drug seizures still happened during the confinement period, although most of the flights were cancelled, but we are still seeing a lot of cocaine coming from South America. Production does not seem to have stopped. Also, in terms of Europe, Netherlands, Belgium, we have indications that the production of amphetamine and MDMA did not reduce. So will we see a lot of drugs being available on the market, potent at a cheap price in the near future? And when we don't have festivals where a lot of these drugs might be used, so what will be the impact? We don't know. Also, in the news, if you go to the news, I'm sure in Italy it's the same, in Portugal, everywhere, we are all the time listening to what will be the impact on the economy, if a recession, how this will affect the patterns of use. So if people will have less money to buy drugs, will they buy cheaper drugs, more adulterated? We do not know. And so to conclude and to finish my talk, because I think I'm already in my 10 minutes, it's fundamental that we are alert, that we monitor this development, and if we need to change the way we work, the way we deliver services, the way we provide help for those who decide to use, but also the way we see the world, because it's a new reality. I don't like to mention the new normal, but it's a new social reality. So we need to think probably that the way we were working before all this happened needs to at least to adapt, not to change completely, but to adapt. So this is what we have seen, very preliminary, just published. So I hope the connection was good. So thanks a lot again. Next slide, it's just the last one. Thank you very much. And I'm happy to take questions by email if you have in the coming days or hours. Thanks a lot for the invitation. Okay, thanks a lot. So we have a future of question instead of a future of answers, but we have the material to work on. And so thanks a lot. Thanks a lot, Joao. Muito obrigado. Estamos juntos. Obrigado. Certo. Um abraço. Questa, diciamo, opportunità che ci ha dato Joao di dare uno sguardo a cosa è successo all'interno del mondo, del pattern di consumo, degli stili di consumo, visto dall'osservatorio dell'IMCDDA,
in realtà si affianca a molte altre ricerche che sono state promosse a livello nazionale ed internazionale. Tutte queste ricerche ovviamente hanno dato dei suggerimenti, bisognerà ragionare. Avete sentito Joao che, sottolineo per chi magari non è riuscito a seguire completamente perché era in inglese, troverà il suo intervento sul nostro canale YouTube in cui sarà possibile attivare i sottotitoli e quindi comprendere esattamente quello che ci ha detto. Ma sostanzialmente sia lo studio dell'IMCDDA che gli altri, preliminarmente, come ha sottolineato Joao, confermano alcune cose, ci danno delle sorprese, ma soprattutto ci dicono che dovremo lavorare ulteriormente su questi dati, non soltanto per capire cosa è successo durante il lockdown, ma magari per usare questa situazione come un'occasione per fare delle riflessioni sulla dinamica drug set and setting e magari affinare anche un po' la nostra comprensione di queste dinamiche stesse. Ci sarà un'occasione al termine dell'estate per poterlo fare anche tutti assieme, perché la Summer School organizzata dal CNCA e dal Forum Droghe quest'anno sarà online anche lei e sarà dedicata a questo argomento, per cui invitiamo sin d'ora le persone a stare attenti, a seguirci, a seguire gli altri colleghi della rete che si occupano di questa cosa e magari insomma di segnarsi già le date. Detto questo, io faccio un salto ulteriore e invito ad unirsi a noi Fabrizio Mariani. Fabrizio Mariani, oltre a essere il presidente regionale del CNCA della Toscana, è il referente nazionale del CNCA stesso per quanto riguarda i temi legati ai consumi, alle sostanze e non soltanto, perché il gruppo è anche un pochettino più ampio. Il progetto Chill Out, che si è affiancato nell'intenzione a Neutravel, ma il progetto Neutravel stesso, nascono in qualche misura nell'alveo del CNCA, sono portati avanti dalla parte del privato sociale da agenzie che appartengono al CNCA, nel nostro caso la cooperativa Alice di Alba. Ci sono stati un numero abbastanza consistente di progetti più o meno gemelli nelle altre regioni che hanno interpretato in modo un pochettino diverso magari gli obiettivi, ma sono nati nello stesso bando del Dipartimento e ci hanno visto in qualche misura in questi 2 anni collaborare e scambiarci informazioni. Il CNCA è la nostra organizzazione ombrello che ci permette di poter avere un impatto più grande di quello che avremo soltanto dal punto di vista regionale e quindi siamo contenti di avere con noi Fabrizio che in qualche misura rappresenta il CNCA e sottolinea con la sua presenza il fatto che il CNCA supporta la nostra organizzazione, il nostro progetto e soprattutto i nostri metodi di intervento che sono caratterizzati molto dall'attenzione alla persona. Ripeto, oggi c'è anche l'iniziativa Suffer Don't Punish che riecheggia un po' l'educare e non punire del gruppo Abele. La nostra filosofia è quella di riuscire ad avere l'attenzione alla persona piuttosto che alle sostanze che sta utilizzando e di lavorare con la persona piuttosto che sulla persona stessa. Lascio la parola allora a Fabrizio ringraziandolo della sua partecipazione e della sua disponibilità. Grazie a te Lorenzo, mi sentite? Sì. Bene, grazie Lorenzo, sì, io vorrei fare un grande saluto proprio agli amici e colleghi e colleghe del progetto Chill Out, alla cooperativa Alice, al gruppo Abele che sono nostri soci storici del CNCA da tantissimo tempo, quindi veramente mi fa piacere essere stato invitato a questo evento, perché da sempre il CNCA è vostro partner, come hai detto, su progettazioni, servizi innovativi, come quello poi di cui parleremo oggi. Insieme abbiamo svolto importanti collaborazioni nell'ambito dei servizi di riduzione del danno, di limitazione dei rischi. Ricordo ad esempio fra i tanti il progetto Bounce, ricordo il recente progetto PASS e anche tutte le tante ricerche fatte e tuttora in corso sui nuovi e diversi stili e setting di consumo, i nuovi bisogni. Sappiamo le nuove emergenze che riguardano il mondo delle droghe e dei consumatori. Questo l'abbiamo fatto insieme a voi, quindi ai nostri gruppi piemontesi, l'abbiamo fatto insieme a tanti altri gruppi di altre regioni,
l'Emilia Romagna, la Toscana, la Lombardia, fino ad arrivare all'Umbria e Lazio, e insieme abbiamo aperto strade di intervento diverse, strade inconsuete, innovative, proprio sui modi, metodi, gli strumenti per lavorare dentro i contesti dei consumi e del divertimento giovanile. È stato citato prima, ne avete parlato, tutte le pratiche di drug checking, quindi l'analisi delle sostanze nei contesti, proprio come modalità di riduzione dei rischi, che è fondamentale ovviamente per la salvaguardia della salute dei consumatori, ma anche come utile strumento per la ricerca sulle traiettorie dei consumi, le caratteristiche delle sostanze che sappiamo sono in continua mutazione, cambiano nomenclature a velocità sempre più sorprendenti. Quindi abbiamo sperimentato insieme anche diversi modi di lavorare all'interno delle cosiddette movide, le movide urbane, quindi mettendo insieme questioni che hanno a che fare ovviamente con la salute e l'attenzione, la salvaguardia delle persone, ma che hanno un'attenzione particolare anche al buon governo dei quartieri, dei territori, la gestione dei contesti, proprio perché sappiamo che il setting, quindi il contesto ambientale e le regole sociali condivise sono fondamentali per un buon governo anche del territorio, quindi anche il nostro lavoro di mediazione con gli stakeholder, di mediazione con gli amministratori politici, in questo senso è sempre molto importante. Le nostre esperienze testimoniano che lo abbiamo sempre svolto egregiamente. Mi sembra che debba essere anche fatto notare particolarmente come punta innovativa tutto il lavoro fatto sul darknet, quindi tutti i nuovi mercati di acquisto, di consumo delle sostanze, ma anche di relazione on web con chi acquista le sostanze, con i consumatori e con tutta la rete anche dei social network per sviluppare modelli alternativi anche di incontro, di dialogo, se vogliamo anche di sostegno, di supporto a chi consuma sostanze. E quindi un patrimonio anche di innovazione e di conoscenza veramente importante, che però trova dei limiti grossi, degli ostacoli grossi in un sistema nazionale di intervento sui consumi e sulle droghe che è ancora fermo a 30 anni fa, alla cosiddetta legge Iervolino-Vassalli, sappiamo la legge 309 del 1990, su cui da tempo, come CNCA, insieme a tante altre sigle, tanti altri compagni di viaggio, stiamo attuando e chiediamo con forza una profonda riflessione, sia dal punto di vista politico, dal punto di vista legislativo, proprio per la revisione dei principi della 309, che sono, come sappiamo, securitari, punitivi, basati su concetti patologici, farmacocentrici. Una legge che ha dimostrato tutta la sua palese inefficacia, testimoniata appunto dai dati, dalle ricerche che abbiamo acquisito in tutti questi anni, anche insieme ad altri colleghi, Forum Droghe, piuttosto che la rete ITA-RDD. Fra l'altro, appunto, in questi giorni, anche oggi pomeriggio, verrà presentato da Forum Droghe, da CNCA e tanti altri, l'ultimo libro bianco sulle droghe, che certifica oltretutto che il 30% dei detenuti che è entrato in carcere nel 2019 lo ha fatto grazie a un'interpretazione, permettetemi, spesso molto discrezionale e comoda, di un unico articolo della legge 309, che è l'articolo 73, quello che riguarda la detenzione ai fini di spaccio, e le cui conseguenze sono la sola e unica causa dell'attuale tragico sovraffollamento carcerario. Quindi, giustamente, come dicevi tu prima, Lorenzo, il vecchio slogan del CNCA, educare non punire, valeva allora come vale a maggior ragione oggi, perché appunto la complessità dei fenomeni che incontriamo e che vediamo ogni giorno è tale che rende gli attuali sistemi e modelli organizzativi impostati sulla legge 309 anacronistici, vecchi, basati tuttora su concetti di stigma e di pentimento modale. Fra l'altro anche purtroppo
tutti gli eventi che hanno riguardato il Covid ci hanno dimostrato, se ce ne fosse stato ancora bisogno, il fallimento di quelli che sono gli attuali modelli sociosanitari di interventi sulla salute a livello nazionale. C'è stato tutto il caso, purtroppo, delle residenze per gli anziani, modelli di presa in carico fortemente istituzionalizzati, pesanti nei numeri di accoglienza, ospedali centrici, e quindi poco orientati alla cura diffusa su territori, al lavoro di prossimità, alla medicina d'iniziativa, e anche i servizi per le tossicodipendenze non sfuggono a questa impostazione. Mentre invece ci sarebbe bisogno di servizi più, sicuramente più leggeri, più flessibili, da cercare di erogare il più possibile al bisogno, declinati per tipologie, per fasce di utenza, per modelli di accoglienza, per reali obiettivi e fasi di cura, per reale anche compatibilità e coesistenza tra consumi e vita quotidiana, intesa come vita lavorativa, la famiglia, le relazioni sociali. Quindi, appunto, occorre andare a superare gli attuali modelli. E come lo possiamo fare? Garantendo ovunque, su tutto il territorio nazionale, LEA, questi famosi LEA di cui parliamo tanto, quelli sulla riduzione del danno, ormai sono stati approvati 3 anni fa, ma trovano grande fatica e grande difficoltà a essere applicati su tutto il territorio nazionale a livello omogeneo, e perché i livelli essenziali di assistenza sono gli unici che possono dare risposte a fenomeni in continuo divenire rispetto ai nuovi stili di vita, rispetto a scelte di consumo di milioni di consumatori. I LEA però ancora non sono stati definiti bene nelle loro prestazioni, nei loro indirizzi. Sappiamo che questo è il compito delle regioni, e in questo tra l'altro fa molto piacere che la Regione Piemonte è stata la prima a dare degli indirizzi ben precisi su LEA rispetto alle azioni di riduzione del danno e di limitazione dei rischi. Purtroppo però, ecco, una piena realizzazione degli indirizzi dell'EA e delle prestazioni è ancora molto lontana sul livello nazionale. Sappiamo fra l'altro che la riduzione del danno è praticata da servizi, molti dei quali del CNCA, prevalentemente nel nord, nel centro Italia, e in misura ancora troppo limitata e scarsa al sud. Quindi io concludo questo mio breve saluto augurandovi di nuovo una buona giornata di lavoro e un buon proseguimento. Occorre l'impegno di tutti per superare tutti questi ostacoli e paletti di cui ho parlato e riuscire tutti insieme a lavorare su prospettive e tracce di un futuro sempre più innovativo, sempre più basato su evidenza scientifica e ricerca, perché è questo di cui abbiamo bisogno tutti noi, di cui hanno bisogno i consumatori, di cui hanno bisogno gli operatori e i servizi. Grazie di nuovo e a presto. Grazie tante Fabrizio, a te della partecipazione, del sostegno che non mancherà da parte del CNC anche nel futuro. Noi speriamo di poter ovviamente riuscire a continuare col progetto qua, ma anche continuare ad avere le collaborazioni con tutta la rete nazionale su questi temi e anche oltre. Grazie tante. E allora vi ringrazio di aver sentito questa prima diciamo sessione. Avete visto che sostanzialmente il fil rouge è anche quello del cercare di sottolineare alcune modalità che vanno spiegate, perché sono anche abbastanza controintuitive, possono essere percepite in un modo emotivo e difforme da quello che è realmente il loro risultato. Il drug checking ha dimostrato di essere molto 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 utile sia per quanto riguarda i consumi, sia per quanto riguarda i consumatori, sia per quanto riguarda la possibilità di riuscire a sapere che cosa offre il mercato in questo momento. Allora entreremo fra poco nel vivo delle prossime sessioni con proprio Rete Enetrich. Fabrizio l'aveva citato, molti dei nostri progetti si sono dovuti tortocollo
mettere molto pesantemente nella rete, ma questa è stata anche un'opportunità per poter crescere da questo punto di vista, e questo seminario ne è anche una dimostrazione in qualche misura. Per cui vi lascio per qualche minuto e vi invito, nel momento in cui non avete questa pausa, magari se non lo state già seguendo da lì, ad andare a vedere il nostro sito nuovo, che c'è proprio grazie al contributo di Chill Out, in cui potrete trovare anche dei contributi ulteriori che non andranno in diretta in questa sessione, ma sono di estremo interesse dal nostro punto di vista. Il sito è newtravel.net, quindi andatevelo a vedere adesso o dopo, e vi lascio qualche minuto, molto pochi, prima della prossima sessione, che è veramente interessante e che parla del rapporto dei nostri servizi e con la rete, con i social network e con la comunicazione in generale, che è, diciamo, la prossima frontiera del lavoro di prossimità. A prochissimo.